terremoto del Friuli del maggio 1976 portò con sé un bilancio di quasi 1000 morti, 75.000 case danneggiate e 18.000 edifici distrutti. Tra questi, un innumerevole numero di chiese e monumenti. È in questa occasione, per esplicita volontà dell'allora direttore dell'Istituto Centrale del Restauro, Giovanni Urbani, che inizia quello che può essere considerato il più grande cantiere didattico mai realizzato fino a quel momento. Per Urbani, infatti, oltre alla formazione scientifica e teorica, la partecipazione degli allievi ai cantieri, anche e soprattutto in occasione di un evento traumatico, costituiva una parte fondamentale del percorso di studio. Da questa esperienza nata in Friuli si è sviluppata negli anni un'intensa attività di carattere tecnico-scientifico legata sia alla prevenzione e conoscenza del patrimonio culturale in aree sismiche, sia all'intervento diretto in caso di emergenza. Un approccio fortemente voluto da Giovanni Urbani, che ha portato l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro ad essere un punto di riferimento per la salvaguardia delle opere d'arte in caso di calamità naturali.